Alleluia. 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 Apri, Signore, il nostro cuore e accoglieremo le parole del Figlio tuo. Alleluia, alleluia, alleluia. Gospodi, il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. I genitori di Gesù si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando egli ebbe 12 anni, vi salirono secondo la consuetudine della festa. Ma trascorsi i giorni, mentre riprendevano la via del ritorno, il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme, senza che i genitori se ne accorgessero. Credendo che egli fosse nella comitiva, fecero una giornata di viaggio e poi si misero a cercarlo tra i parenti e i conoscenti. Non avendolo trovato, tornarono in cerca di lui a Gerusalemme. Dopo 3 giorni lo trovarono nel Tempio, seduto in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava. E tutti quelli che l'udivano erano pieni di stupore per la sua intelligenza e le sue risposte. Al vederlo restarono stupiti e sua madre gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre ed io, angosciati, ti cercavamo». Ed egli rispose loro: «Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio?» Ma essi non compresero ciò che aveva detto loro. Scese dunque con loro e venne a Nazaret, e stava loro sottomesso. Sua madre custodiva tutte queste cose nel suo cuore, e Gesù cresceva in sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli uomini. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Poštovani vjernici, carissimi fedeli, cari fratelli e sorelle, l'uomo nasce nella famiglia. Nella famiglia si prepara per la vita. La famiglia è un angolo caloroso nel quale tutti siamo venuti in questo mondo. Ciascuno di noi è segnato in modo forte con ciò che ha ricevuto nella propria famiglia. Quando a qualcuno, presentandosi, diciamo il nostro nome, molto di più saprà di noi se diciamo anche il nostro cognome, perché così apriamo all'altra persona l'orizzonte per comprendere da dove veniamo, quali sono le nostre radici. Tante cose portiamo dentro di noi che abbiamo ereditato dalla nostra famiglia, dai nostri antenati. I genitori sono il fondamento della famiglia, sono la radice dalla quale è nato tutto. È germogliato tutto. Tutto ciò che abbiamo ricevuto dai nostri genitori. A volte gli assomigliamo tanto e la gente ci riconosce anche secondo questo di chi siamo. Perciò ai genitori dobbiamo la gratitudine e il rispetto. Dio, questo bisogno di gratitudine e di rispetto verso i genitori, ha segnato con il 4° comandamento, 3:10, rispetta tuo padre e tua madre, affinché tu possa vivere e essere felice. I genitori per i propri figli sono la cosa più sublime che i figli hanno in questo mondo. In un'occasione i bambini hanno cominciato a parlare sui genitori. Il primo tra di loro disse: «I miei genitori sono troppo severi». L'altro disse: «Ma i miei genitori non mi comprendono». Il terzo poi
I miei genitori sono molto antichi e il quarto ha detto i miei ancora di più, sono proprio ritardati nel tempo. Quando hanno ricevuto un questionario con la domanda se avesse la possibilità vorreste cambiare i vostri genitori per qualcun altro, ma loro hanno preferito mantenere i loro genitori. Sono convinto che tutti i genitori lo farebbero se dessimo loro lo stesso questionario. Altri figli, i figli degli altri possono essere più belli, più intelligenti, più capaci, ma ogni genitore, il proprio figlio è quello che gli piace di più, e sua figlia o suo figlio. I genitori e i figli sono legati con il legame più forte del mondo. Qualcuno si può trovare da qualche parte in modo buono, piacevole, ma preferisce ritornare alla casa familiare, lì dove ha conosciuto il mondo. Nella famiglia l'uomo impara tante cose, ma la cosa più importante è imparare ad essere onesto. Allora saprà lavorare in modo onesto, guadagnare il proprio pane quotidiano e condividerlo con gli altri con la benedizione di Dio. Si dice che in una famiglia dell'India, in un villaggio vicino al mare, viveva una famiglia molto povera ma tanto onesta. Padre lavorava sui campi di cocco, guadagnava pochissimo, e la madre preparava di solito il riso e le verdure dal giardino che faceva crescere. Loro figlio minorenne era vivace, un bambino vivace. Una volta andò nella campagna del padrone del cocco, ha visto tanti noci di cocco dall'altra parte della ringhiera. E sappiamo che il cocco è buono dopo la buccia dura, c'è un frutto molto buono con il succo dentro. Il bambino si è avvicinato alla ringhiera, ha preso un cocco e con quel cocco è andato a casa pensando di far piacere alla mamma, e dalla porta già gridava: mamma, apri questo cocco e facciamo festa oggi, mangiamo bene. La madre era seria e taceva, e quando il figlio ha ripetuto lo stesso desiderio l'ha chiesto con severità: da dove viene questo cocco, figlio? L'ho trovato, disse il bambino un po' timido. Dimmi dove e come l'hai trovato, disse la madre. C'erano tanti rovili e io ho preso l'erba nella mano per poter passare con la mano dall'altra parte della ringhiera, e lì c'erano centinaia di questi frutti, io ho preso solo uno. La madre ha abbracciato il bambino e si è seduta con lui per terra. Figlio, gli disse, questo cocco l'hai preso di segreto, questo significa che l'hai rubato, perciò noi non possiamo aprirlo. Adesso prendilo e riportalo al guardiano. L'ha guardato con i suoi occhi grandi e buoni, che hanno costretto il bambino, senza parola, a dire ciò che la mamma gli ha detto. Ha preso il cocco e l'ha messo sul petto come una pietra grossa, è andato verso il portone del campo, voleva lasciarlo e fuggire, ma gli sembrava di vedere in quel momento gli occhi della mamma e andò oltre, e quando ha visto il guardiano gli diede il cocco e disse solo alcune parole: eccolo a voi. E il guardiano gli disse: mi doni un cocco? Sì, questo cocco è vostro. E disse il bambino e gli donò il cocco e gli raccontò tutta la storia e gli ha detto tutta la verità, come l'ha preso e come la madre l'ha costretto di riportare indietro il cocco. La gente che era lì attorno hanno sorriso e hanno detto che il bambino è tanto ingenuo. Ridevano, l'hanno deriso. Ma il guardiano non ha guardato, non ha riso per questa storia, l'ha portato nel suo ufficio, l'ha fatto sedere e gli disse: figlio, tu hai la madre più buona del mondo, non dimenticarlo mai. Beato tu,
se in ogni caso la ubbidirai come adesso l'hai ubbidita. Gli diede il cocco e gli disse: adesso puoi portare questo cocco alla casa tua, di alla tua madre che te l'ho regalato, apritelo e mangiatelo con la benedizione. Fratelli e sorelle, l'educazione è sempre esigente. Non è facile l'educazione, ma è tanto necessaria. Per i figli senz'altro non è facile quando sono consigliati o rimproverati addirittura. Sappiamo che tutti noi cresciamo, i bambini e anche noi più anziani cresciamo. Per la crescita ci vuole un terreno buono e tanto tempo. Nella famiglia sono questo terreno, sono padre e madre e poi l'ambiente dove viviamo. A ciò ci esponiamo, questo opera dentro di noi. Crescere significa passare varie tappe della vita. Ecco come lo scrisse un giornalista. Quando avevo 5 anni, pensavo che mio padre sapeva tutto. A 8 anni pensavo, mio padre sa quasi tutto. A 12 anni pensavo che ci sono tante cose che mio padre non sa, non conosce. Quando ero 16enne pensavo che il mio vecchio non ha l'idea di niente. E come l'uomo, quando avevo 30 anni, ero pronto a chiedere il consiglio a mio padre. E quando avevo 50 anni dico, e se il mio padre fosse vivo ora? Vedete, nella famiglia impariamo tante cose. Eppure la miglior famiglia è quella dove impariamo a essere uomini onesti. Uomo onesto, padre onesto, madre onesta insegnano l'onestà ai propri figli. Il bambino della storia, per lui non era per niente facile riportare indietro il cocco, ma proprio per questo non prenderà mai ciò che appartiene all'altro, ciò che è la goccia del sudore dell'altro. Se nella nostra società potessero imparare tutti ciò che quella madre dell'India ha insegnato suo figlio, la nostra società sarebbe molto più diversa. Ci sarebbe molta più benedizione nelle nostre anime e nella nostra società. La Santa Famiglia, di cui festa è oggi, ci aiuti affinché nelle nostre famiglie possiamo coltivare quei valori che loro hanno vissuto, per poter godere la benedizione di Dio già in questo tempo e prepararsi per la vita nell'unione della famiglia di Dio nell'eternità, dove ci sarà l'amore, l'armonia e la pace. Amen. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre, prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato non creato della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una,
santa, cattolica e apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, rivolgiamo le nostre preghiere a Dio Onnipotente che nell'esempio della Santa Famiglia ci dona il modello di vita e della santità. Diciamo insieme, ascoltaci, o Signore. Affinché nella tua Chiesa tutti gli uomini del mondo possano trovare e riconoscere Cristo Salvatore, preghiamo. Affinché i governatori dei popoli siano promotori della verità e del bene che porterà una vita familiare fruttuosa, preghiamo. Affinché in tutte le famiglie del mondo il tesoro più grande sia l'unione, l'amore e l'accoglienza reciproca, preghiamo. Per coloro che soffrono la tribolazione di persecuzione, dona loro la forza del tuo spirito e fa che possano tornare ai loro focolari, preghiamo. Dona a questa tua comunità la forza di decidere, di imitare il tuo Figlio Gesù Cristo, preghiamo. Dona ai nostri defunti la grazia di partecipare alla gioia della vita eterna, preghiamo. Padre nostro buono, tu con il tuo amore eterno e immenso, vegli su di noi, ti preghiamo, donaci in abbondanza il tuo spirito e accompagnaci con la tua grazia nelle prove della vita terrena. Questo ti preghiamo per Cristo nostro Signore.